7 nuovi casi in provincia di Arezzo di coronavirus quest'oggi, nessuno al momento constatato in Valdarno, attesa per altri tamponi e per quelli di massa che saranno effettuati anche a chi non ha sintomi dalla regione toscana. Inizia la consegna delle mascherine da parte della Protezione Civile Nazionale senza però la certificazione, un paradosso secondo il sindaco di Montevarchi che annuncia la distribuzione dei dispositivi realizzati nel nostro territorio delle aziende. Il sindacato Nursid minaccia lo sciopero degli infermieri se non saranno rispettati i patti di dotare il personale di sistemi di sicurezza. Il presidente Rossi promette 100.000 mascherine al giorno e 14.500 immediate. Sono stabili le donazioni di sangue nel Valdarno, nonostante la paura per il virus, a dirlo la direttrice del centro trasfusionale della Gruccia, dottoressa Paci. Plauso alle associazioni e donatori che hanno risposto con forza. Ai tempi del coronavirus le lauree si conseguono via telematica, come è successo a Caterina Trenti, 25enne di Terranuova Bracciolini, che neo veterinaria ha preso il 110 di fronte al proprio PC dentro casa sua.